ho vissuto la mia vita, hanno scoperto la fibrosi che avevo 11 anni, ero in prima media, ho cercato di vivere la mia vita sempre al massimo, al 100%, non ho mai rinunciato a niente. Con i problemi che questo comportava, comunque pep mask, drenaggi, antibiotici, endovene, un pneumotoraccio di qua, due pneumotoraci di là, mille bordelli, però alla fine fondamentalmente ho sempre cercato di andare avanti senza guardare in faccia nessuno e ho goduto veramente al massimo delle mie possibilità. Il trapianto è arrivato nel 2010 e hanno iniziato a parlarmene nel 2008. Io vivevo quello che avevo. Quando è arrivato il trapianto ho scoperto dopo che si era completamente aperto un altro capitolo della mia vita. Prima era un mattone rotto, dopo un mattone rotto, dopo un mattone rotto. Adesso i mattoni li sistemi e cerchi di crearti la tua vita e cercare di vivere sempre al massimo delle proprie possibilità. Ovviamente faccio 100 miliardi di cose rispetto a quello che facevo prima, perché prima la mente viaggiava tantissimo, però i gesti meccanici mi erano un pochettino difficoltosi. Dopo il trapianto sono riuscito ad avere questa doppia combo, cioè quello che diceva Marco della strategia è anche collegata alla possibilità di muoversi e di fare cose che prima non riuscivi più a fare, o perlomeno hai fatto fino a, nel mio caso, 15-16 anni, poi non avevo più potuto fare. Quello che vi dico, cioè, cercate di vivere al massimo la vostra vita fino a che non vi chiamano per fare il trapianto.